Grazie Michela, Marta, abbiamo conosciuto la tua redazione, ma avremo modo di conoscerla in modo davvero approfondito nel corso di questi giorni. Ci ha raggiunto Marina Stella, dirigente, direttore generale di Ucina, con una maglietta. Descriviamo subito questa maglietta perché è la protagonista di questa giornata inaugurale. È la protagonista, sì, della giornata inaugurale. Con questa maglietta noi abbiamo accolto le istituzioni, abbiamo accolto il ministro Matteoli. Se si avvicina Chiara, intanto la facciamo mostra. Vedere. Non ce la mostra. Siamo bandiera italiana, ma quello che è importante è quello che la maglietta dice sul retro: 90.000 posti di lavoro, lavoratori non altro, quinta industria dell'export italiano, imprenditori non altro, un'eccellenza che fa scuola nel mondo, innovatori non altro. Questa è la testimonianza di un comparto che si sta riposizionando con grande forza sui mercati internazionali, che sta cercando di combattere la crisi con le sue forze. Sono imprenditori che hanno investito tanto in questo salone, che ci hanno creduto, che presentano, lo avrete già detto, 450 novità. È la testimonianza di un settore che ha sempre dimostrato di essere un grande volano di sviluppo, di essere in grado di fornire grandi numeri anche per l'occupazione se supportato adeguatamente. Questo è il messaggio che noi oggi abbiamo voluto dare alla politica, quello che vogliamo dare anche ai mezzi di comunicazione che spesso in queste settimane ci hanno un po' strumentalizzati, dico un po', ma è tanto, da un punto di vista mediatico. Marina Stella, per lei una domanda da Marta Gasparini, caporedattore di Velemotore. Beh, intanto volevo complimentarvi per questo messaggio forte che avete indirizzato alle istituzioni e al governo, e colgo proprio la vostra solitudine in un certo qual senso, e l'aver sottolineato e stressato la volontà, la passione e gli investimenti che gli espositori, quindi tutti gli operatori, hanno messo in campo per essere ancora una volta magnificamente schierati al salone, mi fa molto felice. Questo diciamo più da parte di quello che il governo non ha fatto, no? Però vorrei porle questa domanda: in una situazione come questa, come mai Ucina e Fiera di Genova non avete pensato a tariffe diciamo calmierate per poter anche agevolare gli espositori che non hanno potuto partecipare al Nauticos, che sono soprattutto aziende medio-piccole che non hanno investimenti tali per essere presenti? Allora, devo dire che noi come associazione già dallo scorso anno, ma il prodotto ha funzionato molto di più ovviamente con l'accentuarsi della crisi quest'anno, abbiamo con il gruppo Monte dei Paschi lanciato un prodotto finanziario a 6 mesi che quest'anno per molte nostre aziende è stato di aiuto, ha coperto non soltanto il costo dello spazio espositivo ma anche quello dell'allestimento. Quindi questo è stato un segnale importante che noi come associazione abbiamo dato al nostro comparto. Poi abbiamo cercato, devo dire, in questo salone di ottimizzare tutte le opportunità che gli espositori potevano avere proprio per massimizzare il loro costo contatto. Quindi abbiamo cercato di ottimizzare, di valorizzare tutti quelli che erano i servizi richiesti, ad esempio, dalle grandi imbarcazioni nella banchina Maxi Yacht, creato degli strumenti di collegamento come l'eliporto che fossero utili anche per la clientela più esigente. Per il padiglione C, che è sede ovviamente di aziende medio-piccole, abbiamo cercato di creare dei momenti importanti di B2B. Abbiamo tantissime delegazioni di operatori che arrivano dal Brasile, dai paesi emergenti come Cina, India. E quindi abbiamo moltiplicato, diciamo, abbiamo preferito investire sulle opportunità da dare a queste aziende. Abbiamo creato sempre nel padiglione C una zona progettazione e innovazione, in modo che fossero sempre più importanti e sempre più frequenti i contatti con aziende anche in fase di start-up tecnologico. Quindi abbiamo cercato di offrire servizi sempre maggiori per poter sviluppare il prodotto delle aziende. Poi Marina Stella, ovviamente lei si fa anche portavoce di tutti gli avvenimenti di Genova in Blu, che noi abbiamo un'agenda, poi li presenteremo tutti. Solo un invito a partecipare ai genovesi. Allora, questo è un progetto veramente che noi sentiamo con tutto il cuore. Abbiamo finito lo scorso Salone Nautico, una riunione di consiglio direttivo Ucina, me la ricordo bene, dove ci hanno chiesto tutti i nostri più importanti player: cercate di avvicinarvi alla città, fate in modo che questo salone non sia soltanto una vetrina espositiva,
ma un momento isolato nella città. Fate in modo che la città partecipi, fate in modo che sia una festa, che in questi 9 giorni, noi vogliamo infatti che il Salone Nautico non sia soltanto la capitale mondiale della nautica, ma che Genova venga conosciuta anche come capitale della cultura, dell'arte, capitale dei poeti. Grazie Maria Stella, direttore generale di Ucina, ci torna a trovare? Assolutamente sì, per tutte le iniziative del Genova in Blu. Grazie. Noi ci fermiamo un attimo, rimanete con noi, torniamo fra poco, 51esima edizione del Salone Nautico Internazionale. A fra poco.